Monte Rosso è il più grande e popoloso tra i cinque borghi. Le prime notizie storiche risalgono al 1201 e al centro di un piccolo golfo naturale, protetto da una modesta scogliera artificiale, è l'unico dei cinque borghi ad avere un'ampia spiaggia sabbiosa. Il paese è diviso in due parti, il borgo antico e la zona moderna. Li unisce un tunnel di un centinaio di metri. Da una parte il Porto Vecchio, centro storico e il molo di attracco dei battelli, e dall'altra la zona di Fegina, zona residenziale con molte strutture turistiche, una lunga spiaggia e la stazione ferroviaria. Monte Rosso es el más grande y poblado de los cinco pueblos. Los primeros datos históricos datan del 1201. Está en el centro de un pequeño golfo natural, protegido por un modesto acantilado artificial. Es el único de los cinco pueblos que tiene una amplia playa de arena. El pueblo se divide en dos partes, unidas con un túnel de unos 100 metros. De un lado, el Puerto Viejo, centro histórico, y muelle para barcos, y del otro, la zona de Fegina, zona residencial con muchas instalaciones turísticas y una larga playa y la estación de tren. It is the largest and most populous of the five towns. The first historical data date back to 1201. It is in the center of a small natural gulf, protected by a modest artificial cliff. It is the only one of the five towns that has a wide sandy beach. The town is divided into two parts joined by a tunnel of about 100 meters, on one side the old port, historic center and boat dock, and on the other the Fegina area, residential area, many tourist facilities, a long beach and train station. Il centro storico, formato dai tipici carruggi, caratteristici vicoli stretti liguri, è composto da ristoranti, negozi di souvenir, ceramiche e prodotti artigianali. Nel porticciolo dell'antico borgo partono i battelli delle Cinque Terre. Nella zona Fegina c'è un'ampia scelta di bar, pub e gelaterie con vista mare, dove potrete godervi una lunga passeggiata. Il centro storico sta formato por los típicos carrulli, característicos callejones estrechos de Liguria. Se componen restaurantes, tiendas de souvenir, cerámicas y artesanías. Desde el pequeño puerto parten los barcos de Cinco Tierras. En la zona de Fegina hay una amplia oferta de bares, pubs y heladerías con vistas al mar, donde podrá disfrutar de un largo paseo. The historic center formed by the typical carrulli, characteristic narrow alleys of Liguria, is made up of restaurants, souvenir shops, ceramics, and handicrafts. The Cinque Terre boats depart from the small port. In the Fegina area there is a wide range of bars, pubs and ice cream parlors with sea views, where you can enjoy a long walk. Si può visitare la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, edificata nel 1220, il convento dei Cappuccini, il gigante Nettuno, statua alta 14 metri e situata al termine del lungomare di Fegina. Fra i suoi sentieri, da Monte Rosso a Vernazza, vi è il lungo sentiero azzurro, uno dei sentieri più conosciuti. Si cammina tra la natura della macchia mediterranea con splendidi panorami sul mare, tra i terrazzamenti che hanno reso unico il paesaggio delle Cinque Terre. L'economia locale è principalmente basata sul turismo e sulle attività indotte. Nei caratteristici terrazzamenti viene coltivata la vite con la produzione di vini DOC e limoni. È presente un'attività peschereccia legata al passo delle acciughe, pescate con la lampara, che dà luogo ad un'attività di salagione con produzione di acciughe salate, che ha ottenuto il riconoscimento di presidio di Gesù. Se puede visitar la iglesia parroquial de San Juan Bautista, el convento de los Capuchinos, la estatua gigante Neptuno con unos 14 metros de altura que se encuentra al final del paseo marítimo de Fegina. Entre sus senderos de Monte Rosso a Vernazza está el largo sentiero azurro, uno de los senderos más conocidos. Caminas entre la naturaleza del Mediterráneo, con espléndidas vistas al mar y entre las terrazas que han hecho único el paisaje de Cinque Terre. La economía local se basa principalmente en el turismo y actividades inducidas,
En las características terrazas se cultivan las vides, con la producción de vinos DOC y limones. Existe una actividad pesquera ligada al paso de las anchoas, pescada con lámpara, que da lugar a una actividad de salazones, con la producción de anchoas saladas, que han obtenido el reconocimiento del Slow Food. Can visit the Parish Church of St. John Baptist. Capuchin Convent, the statue Illinois Gigante Netuno, about 14 meters high, stands at the end of the Pagina Promenade. Among ITS paths from Monterosso to Vernazza is the long Sentiero Azzurro, one of the best-known trails. You walk among the nature of the Mediterranean with splendid views of the sea and among the terraces that have made the Cinque Terre landscape unique. The local economy is mainly based on tourism and induced activities. In the characteristic terraces, vines are cultivated with the production of DOC wines and lemons. There is a fishing activity, linked to the anchovies, fished with a lamp, which gives rise to a salting activity, with the production of salted anchovies that have obtained the recognition of the slow food. Feste ed eventi in Monterosso, Sagra dei Limoni, lo Schiacche Trail, la festa patronale di San Giovanni Battista, la Sagra dell'Acciuga Salata. Monterosso, con la sua genuina bellezza, è stata fonte di ispirazione per poeti e artisti di tutto il mondo, tra cui Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura nel 1975. Arrivederci! Entre las fiestas y eventos se encuentra la fiesta de los limones, Schiacche Trail, la fiesta patronal de San Juan Bautista, la fiesta de la anchoa salada. Monterosso, con su genuina belleza, ha sido fuente de inspiración para poetas y artistas de todo el mundo, entre ellos Eugenio Montale, premio Nobel de Literatura en 1975. Parties and events, the most important events are Lemon Festival, Schiacche Trail, the patron saint festival of St. John the Baptist, festival of salted anchovies. Monterosso, with its genuine beauty, has been a source of inspiration for poets and artists from all over the world, among them Eugenio Montale, Nobel Prize for Literature in 1975, wrote one of his most famous poems, The Lemons. Eccoci alla conclusione. E se desiderate, seguiteci, iscrivetevi al nostro canale. Vi consiglieremo sicuramente altre città, paesi, borghi. E se desiderate una nostra realizzazione, se volete aiutarci a far crescere sempre di più un turismo di valore, contattateci. Realizzeremo con voi video spettacolari, anche eseguiti con drone quando è possibile. A presto!